Hi guys, benvenuti ad un nuovo video. Come vi avevo annunciato nel video scorso, in realtà ho fatto il compleanno qua a Londra. In realtà l'ho fatto col mio amico Nicola. Siccome lo faccio sempre in Sardegna, ho deciso di farlo qua quest'anno. Comunque, questo è il video. Spero che vi piaccia. Se è così, ricordate di lasciare un like alla fine del canale e di iscrivervi al canale. L'abbiamo festeggiato io con Nicola perché il suo è il 27 di dicembre, però lui non l'ha festeggiato, quindi ho proposto perché non lo facciamo insieme, visto che il mio è il 4 di gennaio. Quindi, lui ha accettato e tra una cosa e l'altra, insomma, abbiamo trovato il posto. È stato l'aiuto di Nicola che ha trovato lui la location perché era un pub, insomma, dove ci andava molto spesso prima. Quindi, in realtà lui si è messo in contatto con il manager di questo pub degli eventi e ha chiesto se era possibile una festa di compleanno. Non eravamo neanche 20 persone perché, come ho detto prima, tutti erano in viaggio. Ci siamo divertiti lo stesso, però alla fine eravamo di meno. Quando l'ho visto, mi è sembrato molto piccolo per 20 persone, contando che comunque era un margine di 20 persone. Mi sembrava troppo piccolo. In realtà sono andata a vederlo, c'erano ancora le decorazioni di Natale e c'era un tavolo lungo dove, insomma, c'erano questi ragazzi a giocare a carte. Ho chiesto a Nicola, lui ha detto: "No, no, tranquillo, perché tranquilla, perché ci sono già stato". Riesce comunque a tenere 20 persone, quindi ho detto che va bene, insomma, sono andata a vederlo, ho detto ok. Abbiamo festeggiato il compleanno lì, ho portato la musica, ho portato il mio computer per mettere la musica. Abbiamo mangiato, bevuto. Domani in bancarotta. Maronna! Io non ho visto due, quando fa? 200 basta. Sì, basta. Ci siamo divertiti molto e anche ballato molto. Quindi è stato veramente un buon compleanno. Lo rifarei? Penso di no, soltanto per il fatto che, insomma, essendo a Londra abbiamo speso tantissimo ed eravamo in due, quindi non essendoci state così tante persone al compleanno, pensavamo di spendere di meno, però ovviamente si sa che a Londra è così. Non hanno chiesto un importo minimo di spesa per bevande e cibo, hanno soltanto chiesto il pagamento per la sala, il che era un po' strano perché di solito qua a Londra chiedono anche il pagamento, il deposito, diciamo così, che poi va dedotto durante la serata. Però ho detto: "Va bene, ascolta, lo facciamo, pazienza, per una volta, dai, va bene". E quindi niente, l'abbiamo fatto. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo presto con un altro video. Vi mando un gran, non riesco mai a dirlo, un grandissimo bacio.